un'esperienza enorme nella trincea del lavoro e nella sei trincea minuti di spot elettorale. Adesso io però la devo richiamare. Io sono venuto qui per fare spot elettorale. Pensa che sia venuto qui per fare la corte? No, ecco. Spero che lei, non lo so, me lo dica lei. No, sono venuto per fare spot elettorale. Ottimo, mi sento bene con me stessa. Mai stati così timidi nei, Italia alla politica? Vedi che mi imbarazza e poi vado sì, da un'altra parte. Italia alla politica? No, Italia alla politica, perché siete stati così timidi? Perché Il Presidente Monti ha detto che bipartisan c'è stata una resistenza mostruosa. Allora, le porto allora, un esempio concreto così lei mi risponde. Lei ha detto perché era difficilissimo insomma, convincere se lei riesce le varie a far votare ai tagliarsi le poltrone, certo. Allora è più bravo Grillo di lei. No. Grillo fa chiacchiera. No, scusi. No, a proposito Grillo di chiacchiera, fa teatro. La voglio chiamare a questo. Aspetti. In Sicilia sono stati eletti, come lei sa, tantissimi deputati, si chiamano, insomma, consiglieri regionali che hanno peraltro il massimo degli emolumenti e di stipendio previsti in Italia proprio per una serie di autovotazioni che li hanno portati a sì, questo tipo di accorgimento. E il Movimento 5 Stelle dal scorso mese, quindi dopo il primo mese di stipendio, sta restituendo circa 130.000 euro al mese, perché rispetto ai 10.000 passa più le spese più i rimborsi che ciascun consigliere prende, loro si tengono solo, si fa per dire, 2.500 euro e restituiscono gli altri. Si impegna qui a restituire il finanziamento pubblico che riceverete per queste elezioni? Non riceveremo, credo. No, certo, noi non spendiamo niente, non ha visto? Noi siamo già convinti di questo e lei non ha visto un solo manifesto del Popolo della Libertà. Ma lo restituirete quindi? Cioè, vi spettano dei denari che non sono affatto pochi, che gridano scandalo anche a detta, insomma, dei paesi che ci guardano. Io, dato l'impegno preso da tutti i nostri parlamentari, mi impegno a presentare nel primo mese in Parlamento una legge che abolisca il finanziamento pubblico. Ma e che dimezzi non solo i parlamentari, ma ha il numero, ma anche il numero dei consiglieri regionali e dei consiglieri comunali. Quindi io credo che si possa veramente dare uno stop alla politica fatta per mestiere. Noi ne abbiamo dentro pochissimi, ce n'ho qualcuno, il Fiorito era qualcuno che quando io ho fatto il Popolo della Libertà per mettere insieme tutti i movimenti nell'area dei moderati, e qualche partito è arrivato con il carico dei suoi vecchi mestieranti, e questi mestieranti sono quelli che abbiamo dovuto ereditare. Gli altri partiti, con l'Usi, con Pisano, eccetera, hanno fatto purtroppo la quindi stessa cosa. Mi sta dicendo che però non lo restituirete questo finanziamento? No, le sto dicendo che noi, che, riceverete in questa, che noi probabilmente non dovremo restituirlo perché non lo riceveremo. Presidente, nel nostro TG che segue questo appuntamento ci sarà la risposta al voting per capire se i telespettatori che ci stanno seguendo da tutta la giornata e stanno votando tantissimo, credono alle sue ricette. Però premetterete no, onestamente, grazie, come si deve salutare, fare, che non è un sondaggio vero, perché no, riguarda non è un soltanto è una i simpatizzanti di... e quindi coloro che hanno i soldini per sottoscrivere l'abbonamento di Sky. Quindi chiaro? Dovrebbe essere e a suo favore, in teoria. Vedremo come andrà sì, a finire. Vedremo come andrà a finire, ma grazie, i sondaggi veri sono davvero quelli che si possono fare andando in giro nelle strade. In bocca al lupo.